Salve a tutti, nell'ultimo articolo su Voci di Città ho fatto un articolo, ho scritto un articolo, un blog che si intitola La ferula, l'afrodisiaco che migliora l'erezione. Esistono oggigiorno in natura numerose molecole, numerose sostanze che promettono e in effetti possono avere un'azione afrodisiaca, dei tonico adattogeni. Ricordiamo un po' il precursore di tutti, la Maca delle Ande che tutti conosciamo, ma si sono poi nel tempo scoperte tantissime, numerosissime molecole che possono avere un'azione tonico-adattogena e favorire nell'uomo anche un aumento della libido e un sostegno della disfunzione erettile. La ferula, che tra l'altro ho scoperto scrivendo l'articolo essere molto presente nel Mediterraneo, ad esempio in Sicilia, anche molto presente nel territorio, ha un'ottima azione di natura antinfiammatoria, antiossidante e sotto vari aspetti antidiabetica, ossia regolarizza i livelli di insulina e di glicemia. Uno studio interessante che riporto nell'articolo e anche nel link di sotto del video ha sottoposto, chiaramente come tutti gli studi, inizialmente si inizia dagli animali, quindi dalle cavie e dai ratti, ha sottoposto a misurazione di testosterone, dell'attività dell'ossido sintasi, della produzione di ossido nitrico, ma essenzialmente anche sulla presenza di sostanze ossidanti. Sappiamo come l'ossidazione sia la causa, non dico responsabile, ma spesso determinante o importante nell'induzione e nel mantenimento della disfunzione erettile. Questo studio, che insomma ritengo valido e interessante, ha in effetti dimostrato nei suoi risultati finali quanto l'uso della ferula può avere un effetto utile sulla non tanto la cura della disfunzione erettile, una sorta di decelerazione dello sviluppo della disfunzione erettile collegata all'età, ossia l'uso della molecola partendo da un'età intermedia, intorno ai 50 anni, età in cui l'uomo inizia ad accusare andropausa o comunque problematiche della libido e talvolta della funzione erettile, potrebbe ridurre il progressivo decadimento di queste performance, quindi quasi con un'azione preventiva. Chiaramente sono studi sperimentali. Chiaramente spesso il farmaco è la cura migliore per molte patologie, ma teniamo conto della presenza anche di queste sostanze naturali che spesso non possono aiutarci senza dover assumere almeno inizialmente delle molecole chimiche. Vi lascio il link dell'articolo sotto del video, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!